trovare un lavoro è un po' difficile, cioè davvero. Io ho fatto tirocinio, mi ricordo a 6 mesi guadagnavo 500 euro e lavoravo c'è cioè, quasi tutta la settimana. Mi ricordo bene, il giovedì stavo a casa e lunedì, quindi tutti i giorni lavoravo, 5 giorni. Poi te lo sai, vico alto, a prendere quelle salite fino alla veranda non è facile, non ci Come avevo facevi? Come ci patente. arrivavi alla Io andavo veranda? con la bicicletta da via Simoni Martini, sì, vicino dietro la stazione. Sì. Io prendevo la bicicletta, facevo quelle salite tutti i giorni in bicicletta. C'hanno la difficoltà. Prima ci sono gente da noi che non parlano nemmeno francese, ci sanno parlare l'unica lingua è lingua nostra in Africa. Qui alcuni non parlano francese, non sanno scrivere il loro nome, non hanno mai frequentato la scuola. Quindi quelli che lavorano hanno difficoltà anche se hanno problemi, cioè per capire qual era il loro problema. Bisogna conoscere anche le persone, quando c'ha problemi, quando ha voglia di parlare. Senza la pazienza è un po' difficile. But in Kurdistan, Iraq, I work a lot because I am chef also. I work in the hotel and I work with my brother with the decor. It wasn't my first choice, but now I love the Greece. I have a job. I have a very good friend. I have a normal life here, so I want to live here now for. As far as I have job, I take the place as a chef with the UNHCR in the festival of refugee food. Sì, δηλαδή μπορεί να βρω λίγο, μ' άρεσε εδώ τώρα αυτή τελευταία, μ' άρεσε να δουλεύω δερμενέας. Η ελληνική γλώσσα με αραβικά ή γαλλική γλώσσα. Εδώ που έμενα στο camp και πριν να μπω στο camp βοήθησα κόσμο για να μπορούν να, και εγώ παίρνω ιδέα σε πώς γίνεται μεταφραστής. Απλά έχω βιογραφικό και στείλω σε κάποια οργάνωση και τέτοια, αλλά δεν μου δείχτηκε κανένα για στιγμή. Δηλαδή, έχω περίπου 1,5 χρόνο που στείλω το βιογραφικό, αλλά δεν μου πήρε. And also here in Greece, I find a job, legal job, interpreter in first reception, and I sign contract and everything. After that, I went to the bank to open bank account, and they refused twice. So I left the job because the bank didn't open bank account for me. They need a house contract, and I live in a camp. That's first. I went with a counter to because they was speaking Greek. And first time they want a house contract, sign everything. This the first reason. After that, I bring a house contract and all of this paper. And also they talk, we can't because my paper, my document from asylum service is not ready. In the asylum service, they told me in this document, in this paper, you can work legally and do everything, but in the bank, they refuse.